Termina 1-0 il big match del Forlano a favore dello Stresa con la compagine boromaica che batte 1-0 il Pondonaz. Andiamo a vedere in cronaca quali sono state le azioni salienti della gara. Dopo 5 minuti costretto al primo cambio Galeazzi con Sascia che deve uscire in barella. All'ottavo minuto su un angolo di Amato è bravo Barantani a smanacciare il pallone. Poi c'è ancora un'occasione per il Pondonaz con Scala che da buona posizione mette alto. Ci prova al 36esimo, ha finito su calcio di punizione, è bravo Barantani a parare la conclusione. Poi ci sono, conseguendo questa azione, ci sono due angoli. Sul primo i difensori dello Stresa mettono in corner, sul secondo è ancora Barantani, questa volta coi piedi, a dire di no ad ha finito. Si fa vedere anche lo Stresa al 44esimo con un bello spunto di Tuveri che calcia in diagonale ma non trova la porta. L'ultima occasione del primo tempo è di Marco Ospite, ancora un colpo di testa di Scale, ancora bravo Barantani a mettere in angolo. Al nono minuto del secondo tempo, grande intervento difensivo di Tuveri che ferma De Stradis che stava andando in porta, bello davvero il ripiegamento difensivo del giocatore dello Stresa. Al 16esimo cross di Bernabino, Vitale rischia l'autogol mettendo la palla in corner. Al 18esimo prova la classica punizione con due passi sopra la barriera Amato, Barantani la vede partire e blocca il tiro. Al 32esimo è Beretta a rendersi pericoloso in area, stoppa il pallone, si gira ma la conclusione è centrale. Al 35esimo l'episodio che decide la partita, Scala in area, mette giù Piaia, rigore a nostro parere netto che Beretta realizza spiazzando il portiere. L'ultima occasione è di Marco Ospite che sfiorano il pareggio con un tiro da fuori di Carrumi che si stampa sul palo. Termina qui la gara con lo Stresa che vince 1-0.